Expo Vending Sud 2017, alla settima edizione di questa fiera catanese, incontriamo ancora una volta Giuseppe Arena, il titolare della Chili Caffè, un'azienda che è nata qualche anno fa, ha piano piano percorso una sua strada che l'ha portata a grandi passi in termini di crescita. Giuseppe, benvenuto, anzi bentornato ai microfoni e dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno Fabio e grazie per avermi introdotto. E allora Giuseppe, dimmi, anzi dici, che cosa presentate a questo settimo appuntamento catanese, visto che insomma qui c'è tanta roba, anzi io mi permetto di dire c'è tanta roba in più rispetto alla scorsa edizione, quella 2015. È vero, è vero, abbiamo introdotto altre tre linee di caffè in capsule, avendo fatto degli investimenti non indifferenti, e i prodotti che abbiamo inserito sono la Nespresso, la Dolce Gusto e la Caffitali. Questo è stato fatto grazie certamente a degli imponenti investimenti realizzati dalla società, ma poco prima che accendessimo microfono e telecamera, tu mi raccontavi che il vostro percorso si allunga, diventa certamente più ampio, ma anche e soprattutto grazie a nuove attrezzature, cioè nuove linee di produzione che sono state realizzate all'interno dello stabilimento. Sì, abbiamo quasi raddoppiato gli spazi, il volume dei locali, e abbiamo assunto del personale che da 9 siamo 15 adesso, e è una grandissima soddisfazione in quanto sono 15 famiglie che vivono nella mia azienda, un'azienda a livello familiare che ha delle belle soddisfazioni negli ultimi tempi. Giuseppe, io vorrei che tu raccontassi in breve, davvero in sintesi, la scelta di questo nome. Tu nell'edizione 2015 e quindi nella scorsa intervista ci hai raccontato un po' perché questa scelta, perché Chili Caffè. Vogliamo ricordarlo nuovamente per gli amici vecchi che magari lo avranno dimenticato e per quelli nuovi che ambiscono a diventare piccoli gestori? Sì, sì, il nome Chili Caffè diviene dal Kilimanjaro Mountain, che in Africa ovviamente, e che io ho una grande passione, un amore per l'Africa che mi manca di tanto in tanto, e da qui il diminutivo di Kilimanjaro, viene fuori il Chili Caffè. La selezione del prodotto che tu vai a scegliere, parliamo di materia prima, per le vostre miscele è davvero molto interessante, perché tu prima mi hai fatto assaggiare due prodotti diversi ed entrambi non erano come dire forti, non erano aggressivi al palato, erano piuttosto delicati, eppure mi hai detto: sai, noi non facciamo i 100% robusta, ma soprattutto ciò che facciamo lo realizziamo con miscele estremamente delicate. Da dove nasce questa passione? Da dove nasce? Nasce appunto dall'amore per l'Africa, per i luoghi africani, dalle piantagioni di caffè, oltre che in Africa, nel Centro America e nel Sud America. E poi si deve sentire dentro la passione di fare una cosa. Quando mi metto a fare le miscele sto lì giornate intere a fare delle prove, e la cosa importante è che scelgo le miscele migliori, pure se sono robusta, a parte gli arabica, ma sono miscele di prima scelta e selezionate, e dopo tante prove poi viene fuori prima o poi una miscela, quella che magari hai assaggiato e che ti è piaciuta. Alle nostre spalle, e ora le state guardando in carrellata, ci sono diverse miscele, ovvero diverse varietà, tutte a marchio Espresso 88. Spieghiamo che cos'è Espresso 88. L'Espresso 88 è un nuovo brand, sempre che appartiene alla Chili Caffè, ed è venuto fuori questo nome
Guarda, una mia idea, sento, mi piacciono i numeri 88, quelli là che vediamo nelle magliette del basket americano, eccetera. E quindi questo espresso 88 nasce come miscela e da miscela diventa un brand. Un brand che, partendo dall'88, fa del marchio, del logo, qualcosa di davvero originale, difficilmente trovabile nella distribuzione automatica e nel monoporzionato. Tutte le miscele che abbiamo qui alle nostre spalle hanno un equilibrio davvero molto interessante per il palato. Ma qual è quella che viene più gradita dal consumatore? Il consumatore, chi prende il caffè, non guarda tanto il prezzo, guarda la qualità, perché gli si può anche regalare un caffè, ma se non piace lo butta via. Quindi il segreto è stato quello di andare a fare una miscela, una buona miscela, a prezzi accessibili. E quindi da qui viene fuori la miscela Espresso 88, che è una delle miscele più vendute. Vogliamo far vedere il packaging di quella appunto che è più gradita? L'abbiamo qui tra queste, una di quelle che mi hai fatto assaggiare prima, ad esempio. Sì, la possiamo vedere qui in capsula se vogliamo, ed è questa. Questa è una busta neutra, noi la chiamiamo neutra perché facendo il conto terzi non mettiamo mai il chili caffè. Quindi, e poi a sua volta la facciamo con il logo del cliente. Questo intanto è un neutro generalizzato. Quindi voi create anche prodotto in private label, quindi personalizzato per dei clienti che desiderano il proprio marchio. Occorrono grosse quantità minime? No, non chiediamo più di una pedana di caffè, che per un gestore è molto molto accessibile, sì. E poi magari crescendo ne fanno 10, ne fanno 5, ne fanno. Abbiamo fatto un lavoro con il controterzi che ci va a coprire l'80% del nostro mercato in Sicilia, e poi andando fuori dalla Sicilia usciamo anche con il nostro marchio Achille Caffè. E allora io ti lascio e ci congediamo da loro, non prima però di aver immediatamente dopo salutato gli amici che sono dall'altra parte, assaggiato anche questa, che è quella che tu mi hai offerto qualche ora fa di buon mattino e che io ho gradito davvero tantissimo proprio per il suo equilibrio. Grazie, gentilissimo, molto gentile. Sì, andiamo a provare questa miscela. Bene, allora noi vi salutiamo, anzi lui vi saluta. Arrivederci, alla prossima. E io nel frattempo proseguo, non prima di aver provato questa qui, che è davvero molto molto equilibrata, per scoprire altre novità presentate qui a Catania alla 7ª edizione dell'Expo Vending Sud, quella 2017.